Si è concluso il ritiro in montagna, nel nord Italia, del Napoli e della Lazio. Entrambe le squadre si sono concesse ai loro tifosi, hanno avuto degli straordinari bagni di folla, un po' come accadeva negli anni 70, negli anni 80. Ecco, non vogliamo essere nostalgici, però quello che hanno fatto il Napoli e la Lazio, lasciando i ritiri aperti, consentendo ai tifosi di vedere i calciatori durante gli allenamenti e di frequentarli anche magari per le vie del paese, di Di Maro, così come di Auronzo, è un qualcosa che ci è piaciuto molto e che contrasta nettamente con i ritiri bunker di molte grandi squadre che ritengono magari che chiudersi all'interno di un campo da calcio, possa in qualche modo rappresentare un vantaggio. Il nostro voto all'estate in mezzo alla gente del Napoli e della Lazio è 9.